Benvenuti a quest'ultima puntata di Martedì Modern by Ferrara Magic, in cui ci sarà il finale di stagione della Winter League, vero Grigio Stoni Esatto, Filippo? esatto. Bene, certo, certo Giulio Artioli. Artioli. Visto che il buon Malagù ci ha paccato stasera, e anche Spiga e anche tutti, abbiamo ospite Nico Boschetti. Presente, presente. L'ultimo scappato di casa. Che si autocommenta, tra parentesi. Sì, si autocommenta perché stasera chi abbiamo contro Grillo? Abbiamo a sinistra, credo, proprio Boschetti con Titan Shift e a destra abbiamo, tra un po', quando deciderà di sedersi, Enrico Mainardi con Junk. Ma era la strategia dell'attendismo, cioè ha fatto innervosire Boschetti arrivando tardi. Ci ha provato, dai, ci ha provato. Ma in realtà secondo me era ancora là che giocava il turno infinito di semifinale. Oh mamma, giusto. Devo dire che il tuo avversario ha avuto un notevole svantaggio avendo fritto il cervello nella semifinale. Con Magni, Manni, anzi, Manni. E cos'era il loro scontro di semifinale, giusto per... Era Junk contro RG Eldrasi, ma per fortuna noi abbiamo commentato Boschetti contro Farabrutti di Nicolò Pirani. Nome censurato dall'eminenza di MTG Top 8 comunque. Esatto, e subito, tra parentesi, sul gruppo sono piovute critiche. Cioè non ho capito, scusate, spiegatemi perché mi sono perso. Artioli, dormi? Probabilmente sì. Beh, questo sì, no, ma cosa è successo? No, no, allora, perché io ho caricato le... Intanto qua abbiamo tempo di ciarlare. Infatti, perché Mainardi credo sia morto intanto. Ah no, si sta per sedere, guarda. Comunque niente, su MTG Top 8 io ho caricato le liste della finale con i vari nomi, insomma, dei mazzi. Solo che poi dopo l'unico rimasto tal quale come l'ho inserito è quello di Nico, mentre gli altri... che avevano dato nomi un po' particolari, sono stati insomma uniformati alla tipologia di mazzo automaticamente dal sito, quindi Ma va. Insomma il Farabrutti non si può leggere su MTG Top 8. Mentre Sunset Titan è rimasto. Sì, esatto. Vabbè, ma questi soliti nazisti delle Magic che io non approvo. Che te posso dire? Vabbè, come lo vedete questo matchup? Beh, io ovviamente mi dispiace Nico, ma tipo Farabutti tutta la vita perché... Ma non è Farabutti. Non è Junk. Ma com'è? Perché era Farabutti? È la semifinale quella. E Junk è quello tipo Jund ma col bianco? Esatto. Vabbè, ma a te sei... Che sta facendo dei... Beh, l'altra sera la... Artio? Sì? L'altra sera la semifinale te la sei guardata o sei andato a letto? Non escludo che se anche fossi stato presente, probabilmente ero già in De Profundis, quindi... Secondo me sei andato a letto. È probabile, sì. Credo proprio di sì. Ecco perché. Comunque la semifinale te la sei bevuta, forse. Questa invece è la finale, quindi c'è Junk, per il tuo sommo piacere. Quindi sono allora, tutti quasi mazzi che conosci, eh? Ma questa è una parola grossa, perché come dice la guida Goblin, conosco un sacco di mazzi e di alcuni... No, come era, ho visto un sacco di mazzi e di alcuni ricordo ancora le carte. Ma non è questo il caso. Comunque, Arteo, visto che sei stato attento, chi parte sì. Per primo tra Nico e Mainardi? Ovviamente, essendo io stato attento, so che partirà per primo Mainardi. Sì, proprio. Mainardi è arrivato decimo in classifica generale, quindi credo proprio che partirà Boschetti. Va bene, ma questo non impedirà a Mainardi di fare una rimonta clamorosa. Vabbè, già da decimo a secondo o primo, insomma, direi che... Certo. Ha sfruttato bene. Certo che se gli avversari giocano Mazzi Goblin e Mazzi Farabutti, spieghiamo subito cos'è questa carta. Una carta che domani non ci sarà più nel formato, è Once Upon a Time. Quindi viene giocato a zero. Godetevela perché...
Cioè, io l'altra sera, per dire, ho guardato 5 minuti della semifinale di Magni. Magni ha fatto 3 Once Upon a Time. Quindi, secondo me, uno gratis e due, vabbè, ovviamente pagandoli. Secondo ma me, lo fa gratis, scusate? Perché se la prima spell della tua partita è gratis. Così. Vedi, comunque, non sono mai aggiornato sul formato io. Comunque, Boschetti fa uno stomping ground e perde due vite, 18. Vite che non vengono conteggiate, quindi ce le ricorderemo a memoria. Ce le ricordiamo noi? No, Boschetti. Arriva. Ma allo stomping ground cosa ha giocato Grillanzone? Un Search for Tomorrow sospesa. E quindi, che insomma, vabbè, tutti sanno cosa fare, e non la sto a spiegare. Perfetto. Search for Tomorrow è quella che quando si attiva ti fai vai a prendere una carta a terra dal mazzo. Esatto. Bene, invece Mainardi è una tomba infestata di erbacce, tappata e passa. Perfetto. Così, lascia Boschetti nel dubbio. Chissà cosa giocherà, anche perché questi due si sono già incontrati a turno 3, quindi hanno già giocato questo match. Ma quello cos'è? Cosa sta succedendo? Field of the Dead, cioè prima il Bradipo, poi mette giù Field of the Dead o viceversa, adesso mi sono perso il... No, ho fatto una terra di turno e terra addizionale di Bradipo. Ottimo. Perché il Bradipo consente di giocare una terra. Mettere giù una terra. Tappata. Cos'è arrivato invece da Mainardi? Thermogoyf. Hai dei problemi di vista? Totalmente, sì. Potrei ingrandire il video, in effetti, questo potrebbe essere questo... ora la vita ha un'altra dimensione. È molto sgranata, ma vabbè. Questo Thermogoyf grasso che è un 2-3. Sì, perché ha risolto Search for Tomorrow. E qua mi casca l'asino. Beh, qua abbiamo potenzialmente 5. Anzi, 6 in realtà, perché col Bradipo ne può giocare 2. Ma no, come no? Solo quando entra può giocare una terra addizionale. Ma abbastanza feccia allora. Se no era una carta spanata. Ah, guarda, to un altro Once Upon a Time. Ma... che sfiga. Poi quando inizia a mettere troppe terre, poi Nico mi dirà quanto spara, perché io di contare non c'ho voglia. O di quanti zombie fa, perché... Se vuoi ti faccio una lezione. Sarebbe interessante, perché di solito sottovaluto. Sottovala tutto. No, per contare i danni da Valakut è 3 per il numero di Valakut, per il numero di montagne che entrano insieme. Ottimo. Diviso il numero di ceffoni che ti tira l'avversario. Cosa sta scendendo? Una driade. Non scende, ma insomma la tiene in mano. Poi va a cosare il coso con una cosa. Benissimo. Questo commento sta raggiungendo picchi. Ecco che è comparsa una bella terra. Neanche Caressa a Euro, no, al Mondiale 2006. Quindi che cazzo è quella? La driade che... È che le terre sono tutti di tutti i tipi e poi non mi ricordo, è un 2-4. No, poi terra addizionale e tutte le terre del controllore sono di ogni tipo. Quindi sono delle montagne, tra le altre cose. Quindi anche delle montagne. Sì. Esatto. Questo è barare. E beh. È scritto su un testo di una carta, non è barare. Cioè, ma... sì. Adesso telefono a Garfield e chiedo un'opinione. Ma Garfield non ha venduto i diritti. Vabbè, questo non lo rende comunque il signore supremo delle Magic. Cioè, per 10 anni è responsabile, tipo. A vita, credo. Poi comunque non parlavo di quel Garfield, ma del gatto, quello delle lasagne. Quello arancio? Esatto. Tra l'altro oggi ricordo che è la giornata internazionale, voi guarderete questo video, cari telespettatori, in un giorno a caso, ma oggi è la giornata internazionale dei diritti delle donne, quindi saremo tutti Bosco Driade, oggi è l'8 marzo. Ok. Vabbè, intanto ruba pensieri per Scapeshift. Mi sembra onesto. Boschetti è a mano vuota? Non lo sapremo mai. Sì, confermo che è mano vuota. Pam, via Assassin's Trophy sulla Driade.
e il ciccione diventa ancora più ciccione. E la lira si impenna. Si impenna. Beh, direi che una situazione che avrei definito disperata si è comunque trasformata, cioè è riuscito a ribaltarla, Maina. Ma ribalto, sì, però il top deck di Valakut è sempre abbastanza... in agguato, tu dici? Eh sì. Con il top deck di Valakut non trovi niente, non combini niente? No, vabbè. Non nel senso, no, di Valakut nel senso del mazzo. Ah, del mazzo, ok. Sì, sì, cioè o Summoner Spect o Titano, quelle robe lì. Beh. Quelle mestizie, insomma. Sì. Cosa fa? Boschetti pulisce il tavolo con la carta. C'erano delle briciole, ha detto, aspetta che... Ma in altri invece sta cercando di accendere un fuoco, sempre mescolandole. Sfrega, ma non va, non si accende. Là, l'attendismo di Boschetti. La tensione è palpabilissima. Pago due, Olè. Accende. Il fratello. Vabbè, ci sta, giustamente. Si sa che girano sempre in due, un maestro e un apprendista. Sempre due sono. Il Bradipo si schianterà o non si schianterà? Attenzione, Boschetti così, si immola pur di salvare il Bradipo. E adesso la giochiamo. Ah, la... eccolo. Cos'è? Un patto dell'evocatore, sì. Lì. Confermo. Patto che patta? Titano. Il titano. Il titano verde. Eh sì, beh, quello risolve. Quello blu non credo. Ma così era per stupire l'avversario. E lo si gioca, lo si gioca. E quando risolve va a prendere una terra. Due terre. Due quando entra e due quando attacca? Esatto. Sì. Madonna, aspetta che... Vabbè, mi vuoi dire che vuoi salutare anche Titano domani? Cioè? No, c'è il ban domani. Ah, ma no, non credo. Ma no, dai. Intanto Valakut e Field of the Dead. A me basta che sbannino quel cazzo di Mox. Ma sì, vabbè. L'hanno appena bannato, cosa vuoi che rimettano? Magari si accorgono che hanno fatto una... non dico l'aggettivo, pazzesca, e... Nel frattempo sono arrivati sei zombie sul campo, eh. Così dal nulla, Artioli. Ah, e Mainardi dice: mi hai rotto il cazzo. Credo di sì, il labiale fosse proprio quello. Non spiegheremo ai telespettatori come hanno fatto entrare, perché loro sicuramente lo sanno. Poi andrò a spiegare. Poi tra parentesi, sei zombie invisibili, perché non si sono proprio visti. Cioè... hanno cautela, invisibilità e attacco improvviso. Oppure è una trassata di Boschetti, tipo: guarda che io faccio sei zombie. Ah, ok, va bene, concedo. In realtà non era vero. Ha bleppato clamorosamente, ma Mainardi c'è cascato. Vabbè. Magic giuro che era vero. Giuro che era vero. Pick or it didn't happen. Vabbè, e quindi game 1 se n'è andato. Chiederei ad Artioli come sono entrati questi zombie sul campo. Secondo la legge di Gay Lussac. No. Si può, no. Non era... quella non è valida adesso. Non era Field of the Dead che poi dopo va in risonanza con Cic-Ciac. No, immagino che col fatto che erano tutti terre di tutti i tipi, non so che cazzo. Cristo fa il Field of the Dead, Nico. Devi controllare 7 terre di nome diverso e si genera uno zombie per ogni terra che entra sul campo. Field of the Dead compreso. Ecco. Ah, quindi avevi 5 colori più Field of the Dead. No, non ho parlato di colori. Le sta dormendo Artioli. Sono non ho parlato neanche di 5, ho parlato di 7. Vabbè, erano 6 più 1 del Field of the Dead. Vabbè, insomma, si è capito. Comunque, game 2, pressa i dato ancora. Esatto. Indagini di Kozilek. Oh, la mano del... Pressa i dato in che senso? Perché è al meglio delle 5, quindi i primi due match sono pre-side, poi si-side. Ma questo solo in caso... Sì, solo in semifinale e finale. Più velocemente, magari non capivo un cazzo. Vabbè. Insomma, Search for Tomorrow se ne va.
niente turno 2, giocate di turno 2 per Mainardi. Scende un bradipo e scende una montagna. E una terra addizionale. È una terra addizionale che è il Field. Field of Death, che ricordiamo... No. No, non lo ricordiamo. 5 terre, vero? Diviso 5 colori. 5 colori. 5 colori, giusto, 5 colori, incredibile. È come Captain Planet. In boccoli... Per fortuna non conosco, scusate. Non vedevi Captain Planet da piccolo? No. Questo ti rende per fortuna, una... oserei dire. E credo che fosse un cartone di rara bruttezza. Però c'era... Ma io guardavo, non so... Fine. Vabbè. Quindi... tre terre per Mainardi e ancora niente di... Niente da fare. Niente sul campo. Cosa starà elucubrando? Ma... tocca a Mainardi? No. Ah, è turno di Boschetti. Quindi neanche turno 3, neanche giocato di turno 3, quindi per Mainardi. Che però in risposta non si sa cosa. Boh, sfrecerà e basta. All'attingimento di mana. Ma ricordiamo che Mainardi è cotto col cervello, dopo tipo 2 ore contro Magni. È stato temperato. La colpa è, cioè la colpa, la lentezza no. Era da parte di... Come? La lentezza da chi era causata nella partita precedente? No, ma ha giocato anche tanto con Garani, quindi insomma il primo match, match 1 sarà durato un'ora e un quarto, secondo me, tipo per un'ora dire, e un quarto contro Magni, ci sta a essere cotti anche. Vabbè, ci credo, sì. Bob. Ah, il confidente oscuro? Ma è una art diversa o sono io che sono ubriaco? Marri, No, no, è sempre quello. Allora sono io che sono ubriaco. Scendi titano, così, titano di mano. Castello di Garenponte. Sì. Maledetto. E c'è la concessione del... Così, è così, guarda, appena scende qualcosa c'è, si concede. Mainardi è sfiduciatissimo, cioè vede una carta dall'altra parte. Oh, guarda che bel editing a bolle, cos'è questi effetti? No, è proprio fatto così live, Artio. Cioè, a un certo punto i due contendenti si dissolvono come se... Quindi, adesso, Artio, sono 6 dati, Ok. Quindi Mainardi... ha messo dentro il buon dottor Ashok, anzi sì. C'è una triplice copia di Ashok dedicata. Cosa fa? E probabilmente Chok. Che le terre non stappano. Le isole, però con Driade. Però tu dici sono tutte isole. Sono tutte belle. Non è da sottovalutare quella carta lì. Chok o la Driade? Chok. Ma invece l'Ashog mi dicevi? Non può cercare nel mazzo praticamente. E poi macina 4 e poi l'esilia, una roba del genere. Sì, è la statica che fa la differenza in questo caso. Perché non poter cercare è un veramente problematico. Diciamo che Titan un pochino se lo merita. Visto che invece Nico cosa mi ha messo dentro? 2 Velo Summer, sì. 2 Reliquie, no, butto dentro Friggere, ok, per Ashok, appunto. Per Ashok che saltuariamente per Mistica, ma perché se per caso va a prendere Butterskull di secondo se lo tiene in mano per un altro po' di turni. Quindi, ma principalmente è per Ashok come rimozione ulteriore. 2 bestie interiori, sempre per Ashok. Ok. E poi per un generale, direi queste 5 qua. Ci sta. Vabbè, però sti Once Upon a Time hanno leggermente sfraccicato. Però comincia lui, non è post side, è comunque un altro tipo di partita.
Tra l'altro, ho mulligato una mano che avevo tentazione di tenere in questo game, perché ho aperto a 7 con 7 terre diverse e Field of the Dead. Ah, quindi avevi già proprio il colpo di canna. Giocava molto sul fatto che se lui avesse tenuto con anche solo un paio di scartanti, era come avesse mulligato a 5, però era un rischio. Ma sì, guarda, lì c'è un bradipo flaccido e felice. Quindi. La facciamo una mistica? Eccola. Tac, l'hai chiamata? Eh no, è tre game che l'aspetto. E spada di fuoco e ghiaccio. Che è quella serie della BBC? Tutto bene, quella con i draghi? Sì, esatto, quella. Farsic per Boschetti. Che Farsic ricorda agli spettatori che non capiscono un cazzo a casa, cosa fa? Puoi cercare nel mazzo una pianura, una foresta o una montagna, mi pare. No, tutto tranne foresta base. Figata. Però c'è Ashok. C'è Ashok. Giusto in tempo. Giusto in tempo per essere beast wizinizzato o per essere fraiato? Ah, non so, vediamo. Non è... non oggi, direi. Cosa diciamo di fronte alla morte? Not today. Benissimo. No, sono sul pezzo, eh. Ma è un 3-3-4-4? Cos'è? Ma che cosa? Ashok. È un planeswalker, è un 5 di punti fedeltari. Certo. Quindi, o lo friggi o non lo friggi, c'è poco da fare. Ecco che arriva... la driade. Perfetto. Ci manca solo il choke e poi magari è felice. Chick choke. No, quello era Chick Chuck. Oddio. A meno che non stessi citando la famosa legge di Gay Lussoc. Dove Tarmo di mano fa Chick Chuck, che è un 3-4. È un 3-4. Lì c'è una spada in canna, perché vedo che il mana open per fare... Boschetti sembra lamentarsi, mi sembra si stia lamentando dai movimenti delle mani. Ale, appena passa un batterska selvatico appare. Con Pavani sul token, tra parentesi. Lì con le sue tenaglie, Pavani lì sempre in finale. È vero, in generale si può definire così. Perciò. Terra. Tappata. Dice, perché no? Abbiamo un 4-4 cautela, che è legame vitale. E un 3-4. Ma sì. E la driade si schianta. Ok. Il bradipo. La driade non si schianta. Ah, perché ha un 4? Accusa il colpo, ma non muore. Sì, non sapevano che costituzione dargliela, allora hanno detto diamogliela da star sopra il bolt. Esatto. Sempre carte bilanciate. Beh, certo, ma scende con 20, no? La driade a questo punto. 3. Benissimo. Boh, champagne Mainardi qua. Più artefatti. Ho capito a cosa è associata la spada. Niente, la sfialata di mistica. Ah, e rimane lì, ok. Dopo la equipperà, dopo iniziamo a vederne delle belle. Sì, credo. Direi che il board è sbilanciato, eh? Mm-mm. Vabbè, ma lo sai, tanto appena scende un titano a mucchia. Ma non può cercare? Ce l'avrà, può cercare, se non ha le terre. Ha le Tarmo con spada di fuoco e ghiaccio. Mm-mm. E via. 7-8 il Tarmo? Il Tarmo, secondo 3, me, no. È un 4-5. È un 4-5? Ah, sì. Quindi è un 6-7 che
viene parato dal Sakura e si prendono i 4 di Butterscout. Perfetto. Qua... Stappa, pesca, ecco che ha preso la carta forte, l'ho visto dal movimento delle dita, ed era una montagna. Diciamo che... Dai, 5 terre, ormai scende tutto. Tranne Titano. No, ci vorrebbe un castello, ma comunque con Ashok in campo... Cioè... Sì, andare a prenderti le terre neanche dopo. La partita a quell'occ lì. In più direi che questa... Impulso del Maelstrom. Sì. Come ci insegna la mia propria tecnica. Tacca per 22. Vedo Boschetti indisposto da questo attacco. Vabbè. D'altra anche parte... Mainardi lo costringe a segnare i punti, quindi è per quello che... Era. Ammucchiamo. Beh, dai. Un 2-1, sì. È tutto in ballo ancora. Però adesso parte Boschetti. Vabbè. In più, tutto? Per altre due partite. Sì, perché eventualmente se perde questa parte anche di nuovo l'altra, quindi... Ha due proiettili. No, il discorso è tenere una mano che abbia la risposta da Ashok. E giusto. Che l'altro non abbia scartino. Certo. Però c'è da dire che non sta giocando contro Pavani, quindi potrebbe anche non succedere questa cosa. Esatto. Pavani è solo sul board. No, solitamente. No. Più che altro Pavani ha la top deccata e la mano dipinta. Anche con i Kitkin. Sì, ecco, ricordiamo al gentile pubblico che in questo finale di stagione Pavani si è presentato con un mazzo Kitkin, che per fortuna giustamente ha fatto risultati indefessi, perché... No. Comunque, delle carte fastidiose ci sono anche lì dentro, eh? No, non dico mica di no, però voglio dire... C'è anche il Lord, cioè, hanno anche il Lord i Kitkin. La vecchia Wizen. Che scende solo con due e dà più uno a tutti. E niente. Perciò. Sarò all'antica, ma preferivo il Lord Goblin che dà rapidità. Ci faranno vedere le mani? Non credo. Mainardi ha 5? No, che fa? Cos'è? Mainardi è un Mulligan. Ah, ok, vedevo, metteva giù carte. Mulligan più strano del mondo, le ha messe giù una alla volta. Boschetti invece mi sa che tenga, quindi è bello col braccio fuori dal finestrino. Cappelli al vento e via. È già proiettato verso il mare. Ma spoiler, hanno chiuso Rimini. Il giorno dopo chiuderanno Rimini e quindi... Ah, io sono ingabbiato, ragazzi. Eccola la mano. Allora, Escape, Veil, Farsic... Fry, quindi c'è la risposta ad Ashok e tre terre. Una Valakut, due Valakut? Due Valakut e un castello di Garen Pont. Ho visto anche un castello errante di Owl, però forse era un altro mazzo. Vai, Mainardi, siamo fiduciosi, anche perché se la vince almeno facciamo il commento si protrae, visto che mi sto divertendo. Dopo averci messo tre quarti d'ora per settare a doppio Mulligan, peraltro. Ah, doppio? Ah, ottimo. È convinto di aver fatto vedere qualcosa, ma non è così. Quindi andiamo con lo scartino e togliamo. Cosa toglieremo? Boh. Scartino, cioè, aspetta, perde tre punti vita perché va a prendere una Shockland stappata. Capite il touch? Là. Qualsiasi cosa esso significhi. La tappa, ecco. E allora. Cosa scartiamo? Io scarterei, dipende, non mi ricordo cosa è in mano, Mainardi. Farsic. Lui era Farsic.
Io avrei tolto forse Veil, non lo so. E why not Fry? Nel senso, sai che è una roba che ha messo di side apposta per la carta che tu hai messo di side. Ma non mi ricordo se ha due scartini. Non mi ricordo. Però c'è un Bob. Che, lo ricordiamo, gli permette di pescare una carta di più, una carta in più al mantenimento, ma a pagare il suo costo in punti vita. Esatto. Insomma, io parlo anche ai neofiti di questo antichissimo gioco della Magic, risalente ai tempi di Ludovico VIII. Allora, intanto è arrivato un top deck di Driade. Là. Che sfiga. Doppia Valakut, così la partiamo. PTE su Driade. Beh, intanto il PTE l'ha visto. Ok, sì. Quasi sicuramente arriverà PTE su Driade. No, su Bob. No, su Bob. Attenzione. That came unexpected. Io non me l'aspettavo. Vabbè. Per triggerare push? Puoi pensare che lui abbia push. Sì, ok. Ha molto senso, perché piuttosto di darmi una terra... Beh, sì, effettivamente. Ma ricordavo male, entra stappata la terra di PTE? Ricordavo male? Sì. Ecco, qua c'è un'altra carta di... di side, sì. Fulminator su Garen Ponte, che però viene protetto da Veil of Summer. Ah, perché protegge tutti i permanenti. Sì, te e i tuoi permanenti, tipo. Ma Garren Ponte cosa ha fatto di essere, da essere così conteso e difeso? Ah. Nico? No, è che non mi lasciava indietro, cioè mi lasciava indietro di terra e non volevo essere lasciato indietro di terra. Ok, ma in generale qual è l'abilità di quella terra? No, Garren Ponte che puoi spendere, però non me la ricordo. No, paghi due incolori uno e due verdi e la tappi e ti dà 6 mana verdi per creature o abilità delle creature. Comunque questa era chiusa. Così. Scape e via. 7 terre e 18 danni. E quindi abbiamo finito. Esatto, il vincitore. Esatto, un filmato del vincitore che veniva incoronato re del mondo. Qualcosa. Incoronato. Vabbè, signori, buona serata. Così proprio. Scusi, scappo in bagno. È finito il video esattamente mentre io dicevo, signore e signori, buona serata. Quindi, sì, si può continuare, non è che... Sì, vi siete divertiti in questa devo ammettere che il finale della terza partita mi ha lasciato un po' così... con l'amaro in bocca. Cioè della quarta? Scusami. Ah beh, vinte due. Una, sì, la quarta. Sei sul pezzo. Beh, always. C'è da dire che era brutto come matchup. Partendo per secondo è difficile. Fa fatica. Quindi sì. O scarta bene e vede Ashok, oppure è complicato. Poi aveva giocato praticamente 3 volte il mio tempo. Sì, infatti era probabilmente anche stanco, ci sta. Beh, in ogni caso mi sembrava che, cioè, da un lato ci fosse un mazzo che era a orologeria, dall'altro ha remato parecchio. Ma tutte le partite comunque se le deve sudare, perché con midrange, esatto. Non è che... Bene, e quindi Boschetti campione, complimenti. Vendicando la prima finale sanguinosa della mulligata a 3. Sì, contro Julien, che poi dopo ha smesso di venire, si vede il pago della vittoria. Sì, tronfissimo. Vabbè. Quindi, boh. La chiudiamo, poi ci vedremo non si sa quando. Quando sì. Il coronavirus finirà il suo ciclo terra, riapriremo il club e vi aspettiamo numerosi. Esatto. Aspettiamo anche te, Artio. E anche me, tra parentesi. Ma io sono pronto, fremo per giocare Pioneer, il nuovo formato del 2020.
pure io, però non c'è verso, quindi non riesco a giocare niente, guarda, lascia stare. Va bene. Buona prosieguo di vita.